Ragazzi, serie Use tutorial come essere perfetti. Chi vuole sapere questo tutorial? Qual è il segreto di come essere perfetti? Alzate la mano. Aia, volete essere perfetti? Hmm, c'è un po' d'orgoglio da queste parti. Lo vogliamo sapere tutti. Ed effettivamente c'è nella Bibbia una explanation molto. Clear, molto molto chiara che ora vi leggerò. Fratelli, dite com'è fratelli. fratelli, dite com'è webro, bro. alla fine fratelli è la traduzione di webro, giusto? Vi torna? Non siate molti a diventare, a voler diventare maestri, sapete infatti che noi maestri saremo giudicati da Dio in modo severo, tutti commettiamo er molti errori. Se uno non commette mai errori in quel che dice è un uomo perfetto! Ecco qui la chiave, capace di dominare se stessi. Noi mettiamo il morso alla bocca dei cavalli. Per fare in modo che ci ubbidiscano ed è così che possiamo dominare il loro corpo. Guardate le navi, anche se grandi e spinti da un vento molto forte, per mezzo di un piccolo timone vengono guidate là dove va il pilota. Così anche la lingua, cosa la. è la più piccola del corpo, ma può vantare grandi imprese. Infatti, un fuocherello può incendiare una grande foresta. La lingua è come un fuoco, è come una cosa malvagia messa dentro di noi e che porta il contagio in tutto il corpo. Essa infiamma tutta la vita con un fuoco che viene dall'inferno. Wow, amo. L'uomo è capace... Di domare gli animali di ogni specie, bestie selvatiche, uccelli, rettili, pesci, e di fatto li ha domati. La lingua, invece, nessuno è capace di domarla. Essa è cattiva, cattiva, dite cattiva? Cattiva, cattiva linguaccia, sempre in movimento, piena di veleno mortale. Un poeta, un poeta veramente. Noi usiamo la lingua per lodare il Signore che è il nostro Padre, ma anche per maledire gli uomini che Dio ha fatto simili a sé. Dalla stessa bocca escono parole di preghiera e parole di maledizioni. Bro, fratelli, questo non deve avvenire. Forse... Forse che da una stessa fonte può uscire insieme acqua buona e amara? No! Nessun albero produce olivi e fichi e nessuna vite produce fichi. Così una sorgente di acqua salata non può dare acqua da bere. Quanti amano questi passaggi? Sono stupendi, solo Carol e Sara Grace. Perfetto. Qua ci dà il segreto per essere perfetti. Sta dicendo, un uomo è perfetto se sa domare la propria lingua. E noi in questa serie vi parleremo delle parole, della lingua e di come usarla. Oggi faremo un excursus dell'importanza delle parole, poi parleremo delle parole che diciamo a Dio parole che diciamo agli altri e parole che diciamo a noi stessi. Quindi in questa serie, dopo questa serie, se riusciremo a mettere in pratica tutto quello che stiamo dicendo, saremo perfetti. Ecco, svelato il tutorial. Svelato. Svelato il tutorial. Chiaramente, insomma. Non ci sono modi facili per arrivare alle cose. Ma vediamo insieme. Allora, vedete che in Giacomo parte subito dicendo che ehm, non siate in molti a fare da maestri. Allora, cosa sta dicendo? Non siate in molti a fare da maestri. Inizia proprio così. Dice, tu non puoi ambire a ruoli di leadership, a ruoli di guida di qualcuno, di qualcosa, se prima non sai usare la tua bocca, sta dicendo quindi non ci pensare neanche perché devi prima imparare a parlare, imparare a parlare prima, no? avete mai, avete mai sentito l'espressione sciacquati la bocca prima di parlare di me, chi l'ha mai sentita? Pure Will Smith ha detto qualcosa di simile qualche giorno fa, più o meno non era proprio così, mi sa che se la doveva sciacquare un po' lui, però più o meno stava dicendo, guarda, bueno, nominare mia moglie, bro. Quindi, perché? Come dire, prima di nominare quella persona, prima di parlare di me, sciacquati la bocca. Cioè, si usa questa espressione per dire, questo nome è troppo importante per te perché tu lo nomini. Vabbè, sono frasi un po' sfidanti. Però qui già, come sta dicendo questo, è inutile che ambite a fare da maestri, a guidare qualcuno, se prima non sapete usare la vostra lingua. Ed è vero, è, è, è molto importante la lingua nella Bibbia, tant'è che Paolo a Timotio, quando sta dando consigli per guidare, per liderare, gli dice, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma la prima cosa che gli dice è, ma sii di esempio nel parlare si sì, di esempio nel parlare e poi dice tutte le altre cose quindi sta dicendo mi raccomando non avere fretta di diventare una guida o un leader ma prima metti a posto la tua lingua questo perché? perché il proverbio ce lo dice nella, nella lingua c'è potere di vita e di morte io a questo punto siamo pastori da pff, una quindicina d'anni circa che seguiamo le persone e non sapete il destino, la vita di quante persone è stata rovinata attraverso le parole che qualcun altro ha detto alla loro vita. A volte basta un genitore che ti dice sei un fallito, a volte basta una, un insegnante che ti dice non concluderai mai niente nella vita, a volte basta una persona che dà una sentenza su di te, non sai leggere, non sai scrivere, non sai fare che la tua vita viene condizionata da quelle parole. Voi non sapete quanta gente io conosco in terapia per frasi e situazioni che gli sono state dette, che sono state dichiarate. A volte io anche credo molto nelle parole, quando vedo anche mamme incinta, quando vengono dette cose sul, no, sui bambini, ah, tanto non sente, eh, si fanno battute. Ricordiamoci che tutto quello che noi diciamo viene avvertito e viene sentito e soprattutto viene dichiarato e oggi noi impareremo su questo mm? poi dice la lingua è come un fuoco poi qui lui ce cioè, la fa mette giù veramente pesantissima e mi piace fa la lingua è come un fuoco infatti può fare la lingua può fare terra bruciata attorno a noi mm? noi possiamo dire possiamo fare possiamo sentenziare cose che fanno terra bruciata attorno a noi vi ricordate l'incendio che c'è stato a Milano quell'incendio che si ricorda la torre di Via Antonini è stato scatenato da una Sempre da una piccola scintilla ha incendiato tutto il palazzo e così può fare la lingua, può fare terra bruciata nelle nostre relazioni, nelle nostre amicizie, nel nostro lavoro, nel nostro ministerio. Guardate, poi dice qualcosa di molto pesante, dice è come una cosa malvagia. Messa dentro di noi che porta contagio a tutto il corpo, dice: Essa infiamma tutta la vita come un fuoco che viene dall'inferno. È inquietante sta frase. Come un fuoco che viene dall'inferno. Cioè, sta dicendo, tu a volte, con le parole che dici, ascoltatemi bene: sta dicendo tu a volte. Con le parole che dici stai prestando la lingua all'inferno. Ci sono volte nella nostra vita in cui noi sappiamo che stiamo prestando la lingua all'inferno. Ci sono volte nella nostra vita in cui noi sappiamo perfettamente che disintegreremo la persona a cui stiamo dicendo quelle parole e quelle stesse volte noi decidiamo intenzionalmente di dirle lo stesso. Capita solo a me? A chi capita alzate la mano? Siete dei prestatori della lingua dell'inferno. Complimenti. Complimenti a tutti noi. E sapete perché lo facciamo? Lo facciamo perché vogliamo in quel momento, magari abbiamo discusso con quella persona, abbiamo litigato e vogliamo intenzionalmente fargli del male perché vogliamo fargliela pagare. Alcune altre volte lo diciamo perché dire qualcosa di brutto, o fare una battuta che agli altri può far ridere, ci fa sentire superiori o a volte. No, va ad alimentare il nostro ego, quella cosa che stiamo per dire. Quindi ci sono volte che intenzionalmente noi sappiamo che stiamo per far male a un'altra persona, ma decidiamo comunque di farlo. Io d'ora in poi voglio dirti, sappi che tutte le volte che tu stai facendo questo, in quel momento, e la Bibbia lo dice, in quel momento tu stai prestando la lingua al diavolo. Quindi da oggi decidi se farlo, decidi se non farlo, ma sappi che stai facendo questo. Amen? E questa parte del fuoco ci è piaciuta molto. Ci è piaciuta? Io credo ci sia un motivo, e penso che lo crediate anche voi, per cui Dio ci abbia dato due orecchie, quante orecchie ci ha dato? Due orecchie, quanti occhi ci ha dato? Quante bocche ci ha dato? Aia! Aia! Come mai? Perché io credo molto nella creazione di quanto il corpo stesso ci parli di come dovremmo comportarci. Perché Dio ci ha fatto così? Perché ci sta dicendo la prossima volta, prima di parlare, osserva bene, ascolta bene e dopo parli. Osserva bene, ascolta bene e dopo parli. Invece noi cosa facciamo? parliamo, qualche volta ascoltiamo e qualche volta guardiamo se non stiamo osservando altre cose. Quindi cosa dobbiamo fare? Osservare, ascoltare e solo dopo parlare. Mi raccomando, la frase di oggi è non permettere alla tua lingua di essere più veloce del tuo cervello. Amen? Non permettere alla tua lingua di essere più veloce del tuo cervello, perché troppo spesso lo è. Lo è o non lo è? Lo è. Lo è, lo è, lo è, lo sappiamo tutti. Io sono stata molto 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 attaccata in questi giorni perché dovevo fare questa predica. A volte volevo dire delle cose e dicevo "No, non posso dirlo". No. Allora, vedevi che dicevo "Ah Ah no, no, niente, niente, niente. E la gente mi diceva, dimmi no, niente, 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 niente. Quindi quando vedete che vi dico niente, 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 è perché stavo per dire qualcosa che non dovevo dire. Però l'importante è fermarsi, amen? amen. La lingua è come la morsa in bocca ai cavalli. Che cos'è la morsa in bocca ai cavalli? Mm. Qualche anno fa sono andata a cavallo per la prima volta. Quando ho visto questo cavallo enormissimo, e, cioè vabbè, non è che, cioè, nel senso, <ride> ho fatto, mi sono fatta prendere. Però vabbè, con la testa è tutto, effettivamente, sono alti. Tant'è che, insomma, tu no, vedi dei film, poi io vedo i film medievali, amo questi film, e vedi che salgono come niente, scendono come niente dal cavallo. Non è vero, non è proprio così semplice, perché il cavallo è alto, quindi non è semplicissimo alzare, eh, salire. Quindi, quando io sono, ho iniziato no, ad andare con questo cavallo, mi sono intimorita, perché io, quando non capisco, la mia testa non capisce come funziona qualcosa. Devo capire, mi dovete spiegare e poi andiamo tutti d'accordo. E io sto cavallo non lo capivo, cioè, a un certo punto ho preso l'istruttore che era col cavallo già partito e ho detto "Mi devi spiegare due cose, perché sennò io non lo cavalco. Quindi come funziona questo? Posso cadere? Posso morire? Cosa mi può succedere?". E lui eh, sono così, un po' analitica in queste cose. Quindi e lui mi ha spiegato perché ora non è che sono Pazza, perché gli ho chiesto spiegazioni? Perché di fianco a me c'erano i dirupi. E io ero in una stradina così, capisci? Quindi non è che proprio. Quindi gli ho detto: spiegami un attimo. Cioè, io posso cadere, cioè, spiegami subito. Quindi lui mi ha detto: stai tranquilla, perché il cavallo devi sapere che ha una trazione. i suoi zoccoli. Eh, sono fermi e stabili lo aiutano a essere stabile sulla terra, quindi anche se scivola uno zoccolo ci sono tutte le altre gambe che lo rendono stabile e oltre questo ho imparato una cosa. Il cavallo va dove tu gli dici di andare. Questo perché ha la morsa in bocca che è questa specie di freno, e lui ha questa bocca molto molto sensibile. Quindi tu con le redini decidi dove portare il cavallo. Quindi cosa ho imparato da lì? Che anche se il cavallo è molto alto, molto grosso, pesa circa 250 kg in più di me, anche se è così grande io posso gestire la direzione del cavallo. Mm? E così è la nostra lingua. La nostra lingua, anche se è piccola, è tra i muscoli più piccoli del nostro corpo, può decidere la direzione della nostra vita. Settimana scorsa quanti c'erano? Abbiamo parlato del carattere. Tu puoi avere un carattere bello o un carattere brutto? Il modo in cui il tuo carattere si manifesterà è solo e soltanto attraverso la lingua. Perché dico questo? Perché me lo dice la Bibbia. La Bibbia dice, anche se sei stupido, se ti stai zitto non lo scopre nessuno. C'è scritto, ve lo prometto. Giuro, andate a vedere. Quindi sta dicendo, tu stai tranquillo che anche se hai un caratteraccio, se ti stai zitto non se ne accorge nessuno, ma se tu usi la lingua tutti capiranno di che pasta sei fatto. Quindi carattere bello o carattere brutto, quello che lo rivela è la tua lingua. Ed è quindi la tua lingua che decide la direzione della tua vita. Ma vi rendete conto di quanto è importante questo muscolino? Che forse varrebbe la pena tagliarlo qualche volta, no? La lingua rivela tutto ed è la lingua che rivela la direzione della tua vita. Guardate quanto è vero quello che vi sto dicendo. Sempre Giacomello dice. La lingua è come un timone. Poi dice guardate le navi, anche se grandi e spinti da un vento molto forte, per mezzo di un piccolissimo timone vengono guidate dove il pilota vuole. Chi ha mai visto una nave? Di quelle grandi? Le avete mai viste? Le navi sono imponenti, sono giganti. Quando tu vedi una nave di quelle belle, non quelle da traghetto da Messina a Reggio, cioè <ride> le navi, quelle vere, quelle belle, no? tu dici: Io non ho mai fatto una crociera, vabbè, ma se vai al porto le vedi. Sono bellissime, sono imponenti, sono giganti. Ma quando tu vedi la nave, il timone lo vedi o non lo vedi? Il timone non lo vedi. Tu vedi l'imponenza della nave nel mare, vedi quanto è grande, quanto è maestosa, ma il timone che è quello che decide la direzione di quella nave, non lo vedi. Ed è la stessa cosa, tu puoi avere una bellissima chiamata, puoi avere una chiamata imponente, puoi avere una chiamata super potente, super gigante, ma se la tua lingua sbaglia, se la tua lingua dice parla troppo dice cose sbagliate la tua nave andrà in una direzione sbagliata e diversa sapete che cosa succede quando tu guidi una nave che la variazione di un grado che è pochissimo nelle lunghe distanze ti porta da una parte completamente diversa e noi L'errore che facciamo grossissimo è che noi sottovalutiamo la lingua. Perché tu dici: Ma io tanto sono santo, vivo in purezza prima del matrimonio, eh, non pecco, non mi drogo, non faccio niente di sbagliato e pensiamo che sono... Sono queste le cose che contano per Dio e sono queste le cose che Lui vede. Non ci stiamo rendendo conto invece che quella battutina che hai fatto dopo il Gospel su quella ragazza sta virando la tua nave di qualche grado? Non ci rendiamo conto invece che consigliare una serie sporca sta virando di un altro grado la tua nave? Non ci rendiamo conto che fare gossip su quel ragazzo così diverso da te sta virando di un altro grado la tua nave. Non ci rendiamo conto di fare allusioni su una persona che non ti piace solo per sentirti più grande, più bello, più bravo. Sta virando di un altro grado. Non ci rendiamo conto che mettere una persona contro l'altra sta virando di un altro grado. E piano piano noi ci ritroveremo completamente fuori dalla chiamata di Dio. E io ti voglio dire una cosa, forse tu non te ne accorgerai neanche perché avrai una vitina tranquilla con la tua villetta al mare, le tue vacanze e non ti sarai neanche accorto che il tuo destino era un altro e ti sei ritrovato completamente da un'altra parte perché hai usato male la tua lingua. Amen? Non amen. Dobbiamo trovare un modo per dire non amen, non amen, non amen. Fate così. Non amen, non amen assolutamente. E oggi vedremo anche come fare con questo non amen per risolvere questa cosa. Lo stiamo già facendo. Quindi inutile dirvi, insomma, rispetto a questo, inutile farvi l'esempio. Del popolo di Israele, no? Vi ricordate? Alcuni commentari dicono che ci avrebbero dovuto mettere 11 giorni per arrivare nella Terra Promessa, altri commentari dicono 40 giorni. Facciamo 40 giorni, no? Andiamo per difetto. 40 giorni contro 40 anni! 40 giorni contro 40 anni. Molti di loro sono morti nel deserto. Perché? Come perché? Ma è super facile, andate in numeri. Non avete voglia di leggere i numeri, guardatevi solo i titoli: mormori del popolo, mormori del popolo contro Mosè, mormori del popolo contro Dio, mormori del popolo volevano tornare in Egitto. Il popolo rivoleva le cipolle, cioè, questi continuavano a lamentarsi, a usare male la lingua, a parlare in di Mosè. E Dio non ha permesso che il loro piano per la loro vita si adempiesse perché hanno virato completamente e hanno allungato il piano di Dio per la loro vita. Immagina se tu oggi fossi chiamato per essere un ministro di Dio, immagina se tu oggi fossi chiamato per essere super evangelista nel posto in cui sei, immagina se tu oggi fossi chiamato per adempiere, per essere nei posti alti della società ed essere un esempio lì dove sei, immagina se tu oggi, perché è oggi che sei chiamato. E immagina che questa promessa può adempiersi tra 20, 30, 40, 50 anni o forse mai a seconda di come tu scegli di usare la tua lingua. Amen? Quindi abbiamo detto che la lingua è come un timone. Poi andiamo avanti. Guardate, amo. State bene? Perché adesso vorrei che vi lanciasse le cinture. Perché quello che vi so per dire amministrato molto anche alla mia vita. Siete pronti? Guardate, questo punto si chiama Crea, dite con me, crea il tuo destino attraverso le tue parole. Crea il tuo destino attraverso le tue parole. Il timone non determina solo la direzione della tua nave, ma il timone determina anche se la tua nave naufragherà o no nella tempesta, perché il timone decide se la nave sarà presa, spostata dalle onde, dal vento, o rimarrà ferma e quindi potrà attraversare la tempesta. Se tu deciderai di creare parole di sfiducia, Durante la tempesta la tua nave subirà un naufragio, sarà assolutamente vittima del naufragio. Quindi guardate quello che succede a molti di noi, sinceri, eh, siamo a casa, non ci vede nessuno, solo un migliaio di persone online, però non vi vedono, vedono solo a me tranquilli. Salutateli, ciao. E comunque siamo tutti nella stessa barca, anche voi non è che siete da lì e siete senti, giusto? Come, come reagiamo nei momenti difficili della nostra vita? Perché la verità è che tante volte magari tu sai anche che devi rimanere fermo nella fede, devi lodare Dio, devi fare la cosa giusta e magari tu fai anche in maniera pratica no, l'azione giusta in un momento difficile, però provi gusto nel lamentarti, a quanti è successo, sinceri, lo facciamo. E quindi magari io immagino un momento brutto, un momento di tempesta, che iniziamo a lamentarci con Dio, iniziamo a lamentarci con le persone, iniziamo a lamentarci con noi stessi, anziché rimanere fermi nella lode. Guardate, ora vedremo insieme un po' diverse. Ebrei 13:15 dice, per mezzo di lui offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto delle labbra che confessano il suo nome, frutto delle labbra che confessano il suo nome. Il frutto viene quando semini e il frutto viene se semini e ti prendi cura di questa cosa. Sta dicendo... Offriamo continuamente un sacrificio di lode. Sacrificio sta a significare che anche in momenti dove tu non vorresti offrire la lode, offri un sacrificio ed è questa semina che porta frutto. Offrendo sacrifici, quando il momento che stai attraversando non ti piace, ti lodo significa Dio ti lodo anche se non sto lavorando perché so che il meglio per me è dietro l'angolo. Dio ti lodo anche se fisicamente non sto bene, perché so che tu mi guarirai. Ti lodo anche se mi sento solo. Perché so che tu hai preparato per me. Nuove amicizie. O la donna della mia vita. Chi lo sa? Oh. <ride> Quindi e riuscire a lodare anche se non vedi. Perché dico questo? Perché guardate, in Gioele ce lo dice, Gioele dice, dica... Il debole sono forte. Lui non dice di che il forte sono forte, dice di che il debole sono forte. Cioè la condizione è l'opposta. La condizione è una condizione di svantaggio. Quindi sta dicendo anche se sei in una situazione difficile, in una situazione di svantaggio, tu dichiara che sei forte, dichiara che stai bene, dichiara che sei guarito perché questo è questo sacrificio, anche se ti pesa, è questo il sacrificio sacrificio di lode che poi crea e porta frutto. E adesso vi farò vedere, ovviamente non è una magia, una superstizione, ma vi farò vedere che è la parola di Dio e se tu lo fai di cuore perché vuoi seguire la parola di Dio, porterà i suoi frutti. Guardate, Malachia 2:17 dice: voi Stancate il Signore, cioè, dice così, anche qua prometto che lo dice, voi stancate il Signore con le vostre parole e gli chiedono, in che modo lo stanchiamo? E la risposta è, quando dite, ecco, chiunque fa il male gradito al Signore, il quale si compiace in lui. Ieri passeggiavo e io mentre passeggio penso, parlo, faccio le mie cose, insomma. Passeggiavo e dico però non è giusto, quella persona è una persona molto brutta, tu lo sai che è una persona molto brutta e sta prosperando come poche nella vita, cioè non è giusto, e sento lo Spirito Santo, stai staccando il Signore con le tue parole. <ride> Perché? Perché sta dicendo esattamente questo, dice tu stanchi il Signore quando dici però non è giusto quello lì, no? È gradito a Dio e si compiace in Lui, cioè quando noi ci paragoniamo agli altri, quando noi diciamo guarda quello, è però quello, quindi in questo modo stanchiamo il Signore. E ancora quando dite, dov'è il Dio di giustizia? Cioè noi stanchiamo Dio quando gli diciamo: Non è giusto perché è successa a me questa cosa, e agli altri non è mai successa, e a me non va niente bene. E tutto questo sta succedendo a me, non è giusto. Dov'è Dio? Dov'è? Dove sei finito? Sta dicendo che noi stanchiamo Dio con queste parole. Mm? Anzi, lo stanchiamo quando usiamo queste parole piuttosto che dichiarare: io avrò il lavoro dei miei sogni, io avrò il marito dei miei sogni, la moglie dei miei sogni, avrò la salute, una salute di fede. Dite Amen, dichiarate vai, Amen. Sì, io l'avrò, io l'avrò, Amen. Vedi che non state dichiarando. Non state dichiarando, piuttosto vi sento che voi dichiarate quella è troppo bella per me. Non dichiarare! Dichiara che sei bello, poi le ossa secche risorgeranno, non ti preoccupare! Fidati, tranquillo! quando ti guardi allo specchio non dirti sei brutto stai dichiarando ora vedrai che è sbagliato devi dichiarare che sei bello poi magari ti sistemi un attimo se vuoi ti do qualche consiglietto però insomma inizia a dichiarare poi le cose succedono guardate che meraviglia andiamo avanti guardate ce li avete le cinture guardate Isaia 57,19 dice io creo la lode che esce dalle tue labbra. Io creo la lode che esce dalle tue labbra. Sta dicendo, se tu dichiari lode dalle tue labbra, io creo quello che stai dichiarando. Capite? L'atmosfera della tua vita, della tua famiglia, può cambiare a seconda di quello che tu decidi di dichiarare con la tua bocca oppure no e io so che ci sono tanti che dicono ah, ma non ci credo questa cosa però la verità è che noi creiamo tutte le volte e siamo abituati a parlare in questo modo ragazzi vi dico sincera questa predica non è per voi è per tutti noi eh? anch'io sbaglio ancora tanto in questo Quante, ma perché sono intercalari eh? a volte usiamo il mai. Il, sempre come intercalari ok non ce la farò mai a passare questo esame quanti lo dicono <ride> lo so lo facciamo <ride> lo facciamo piuttosto che è troppo difficile non capirò mai quello che c'è scritto lo facciamo o non lo facciamo lo facciamo e intanto stiamo dichiarando. Oppure vedi una persona no, che sta facendo una cosa che magari tu non riesci a fare. Vedi una persona che va a correre alle sei del mattino, a te non piace correre. Io non ci riuscirei mai a fare questa cosa. E intanto stai dichiarando. Eh, ma tanto quella persona non lascerà mai quel fidanzato tossico, intanto stai dichiarando, perché sono intercalari, sono modi di dire che noi usiamo nella nostra vita e tutti i giorni, ma intanto stiamo dichiarando che noi non faremo mai quella cosa. E vedete che non è superstizione, perché... <ride> La Bibbia è troppo Bibbia, incredibile. Gesù in Marco dice, non è che dice pregate che la montagna si sposti e la montagna si sposta. Cos'è che dice Gesù? Com'è che insegna a pregare per ricevere i miracoli, per vedere le cose? Dice, parla a quella montagna, di a quella montagna di spostarsi e quella montagna si sposta. E noi tante volte non parliamo i nostri problemi, li subiamo. E noi tante volte non dichiariamo sulle cose che ci stanno succedendo e le subiamo. Ma Dio non ti ha creato per subire, Dio non ti ha, non ha permesso che Gesù morisse perché tu avessi accesso al cielo per sacrificare e farti vivere una vita. Banale come quella di tutti gli altri. Se Dio ci ha dato accesso al cielo è perché noi potessimo accedere al cielo e prendere quello di cui abbiamo bisogno. Parla alla tua malattia, digli di spostarsi. Parla alla tua depressione, digli di spostarsi. Parla la tua povertà, digli di spostarsi. Parla la tua solitudine, digli di spostarsi, ma non puoi continuare a vivere in questa condizione, subendo una vita che Dio non vuole per te. E soprattutto a volte dando colpa a Dio per quello che ci sta succedendo. Noi abbiamo già tutto quello di cui abbiamo bisogno, dobbiamo imparare a prendercelo, e adesso vi faccio vedere come faremo. Io ho un vizio, no? Che quando qualcosa mi fa ridere, l'avete visto, siamo in tanti gruppi insieme. Quando qualcosa mi fa ridere, io scrivo muoio <ride> con la, la, la faccina con le lacrime. Quanti mi hanno già visto fare questo? Proprio? Ho riflettuto, <ride> ma vi dico quando ho riflettuto nella mia vita. Un giorno <ride> succede questo che mi trovo in Romania. E quel giorno qualcuno deve consegnare delle medicine in Ucraina. In Ucraina, per chi non lo sapesse, da marzo c'è la guerra, le bombe, i carri armati, la gente muore. E io dovevo andare proprio là. <ride> Sono andata. E a un certo punto, insomma, mi ero attaccata all'internet di qualcuno. C'era un gruppo in cui stavamo dicendo delle cose. Ho iniziato a ridere in mente, perché lo sapete, no? Quando ridi su WhatsApp, ridi in mente, giusto? Non è che ridi veramente. Quindi rido in mente e sto per scrivere: ah, 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 muo! No, oggi non me la sento, veramente. Giuro che oggi non me la sento, <ride> soprattutto quando sono suonate le sirene, antibomba lì muoio, lì era muoio, muoio. Lì era, sì. poi dico: no, appena arriviamo in questa chiesa, no, conosco i pastori e gli dico: scusate, no, per curiosità, perché è suonata la sirena delle bombe, ma era giusta una precauzione, no? E loro fanno: no, no, eh, ma come mai è suonata? <ride> Dice no, perché noi in realtà siamo la base aerea militare. <ride> Infatti, purtroppo, il giorno dopo sono la, base, la, la città di Vinizia, dove siamo stati noi, è, stato, è stata bombardata. loro, allora, grazie a Dio, stanno tutti bene. Comunque, un'experience. Questa per farvi capire che a volte noi diciamo delle cose per scherzare, perché sono abitudini, perché sono cose nel nostro linguaggio, che però. Comunque in qualche modo stiamo dichiarando quelle cose. E vi ripeto, io sono, insomma, sono la prima che scrivo, faccio e uso anche gli estremismi, ma dobbiamo imparare a non farlo, a non dichiarare queste cose. Eh? Okay? Quindi mi raccomando, anche tra di voi, eh vabbè, ma lei non ci arriva alle battute, come vuoi farci. Ma perché? Eh, ma tanto questa è una. non ti preoccupare, lei ci arriva dopo alle cose. E stiamo dichiarando questo con la nostra bocca. Quanti hanno a casa uno sgabuzzino, un, una dispensa dove hanno le provviste? Intendo ovviamente di vostra madre, perché voi immagino che a 15 anni non facciate le provviste. Poi se le fate vi siete portati avanti, bravi. Quanti, quante mamme hanno? Tu dici, pasta, siamo a Milano, avete ragione, qua non si fanno queste cose. <ride> Però io avevo una, una nonna, non no, una, una nonna del sud, fantastica, nonna Stella. Nonna Stellina aveva lo sgabuzzino dei sogni, cioè, cioè tu entravi là e c'erano le provviste di ogni genere, i carciofini sott'olio i funghetti sott'olio, i peperoni sott'olio, la salsa, c'era l'impossibile. E cosa succedeva? Che tu per esempio ospiti all'improvviso? C'erano già le scorte. Pranzo della domenica? C'erano già le scorte. Tu entravi nello sgabuzzino e prendevi quello di cui avevi bisogno, un paradiso, un paradise. Quindi, e mi sono ricordata di questo stanzino, perché la verità è che noi abbiamo in cielo tutto quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo tutte le scorte, abbiamo già tutto quello che ti serve. Hai la tua guarigione, hai la tua prosperità, hai la tua prosperità economica. Hai già la tua fidanzata. Se è il tuo destino che ti sposerai, se è il tuo destino che rimarrai, non c'è manca in cielo la fidanzata. Mi dispiace però, è così, è la vita. Però ecco, tendenzialmente, diciamo il necessario c'è tutto. Ok, c'è tutto. Quindi in cielo non c'è malattia, non c'è povertà, non c'è tristezza, non c'è morte. Come faccio ad accedere a tutte queste cose? Hm? Allora, come faccio? La Bibbia dichiara, per sempre la tua parola è stabile nei cieli. Mm? Questo è un salmo. Ma dice nella terra? No. Quindi dice, le promesse di Dio sono stabili in cielo, cioè tutto quello di cui abbiamo bisogno in cielo c'è, è già là. Pensa di cosa hai bisogno stasera, fammi degli esempi, tipo una promessa di Dio per te, per la tua vita. Sparate. Ragazzi, ce la facciamo? No, quello non c'è nella Bibbia. Una promessa di Dio, ok? Tipo, se credi, vai. Chiedi e ti verrà dato, ok? Quindi chiediti e ti verrà dato. Chiediamo la guarigione per il mio fisico okay? in cielo c'è? sì c'è perché in cielo non c'è malattia però la Bibbia dice però in questo verso che è stabile in cielo quindi la mia guarigione è stabile ma è in cielo come faccio dalla dispensa di nonna Stella a portarlo sulla terra? come si fa? leggiamole insieme guardate Ogni parola, quindi perché una, una parola possa avere una valenza, dice la Bibbia in 2 Corinzi 13, 1, ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Quindi perché avvenga, perché abbia valenza quella parola, deve essere confermata da quanti? Due testimoni o tre. E poi però c'è un altro verso ancora, fin qui ci siete? Due testimoni però, è ancora in cielo, non è sulla terra. C'è un altro verso che dice, Dio dice così, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui è stata mandata. Quindi lui sta dicendo, Dio sta dicendo le mie promesse, io non voglio che mi ritornino indietro a vuoto in cielo. Sta dicendo, io voglio che tutte le mie promesse tornino dopo aver adempiuto. Cioè se io ti ho promesso prosperità, guarigione, libertà, pace, serenità, perché queste promesse mi devono tornare a vuoto? Io voglio che si adempiono nella tua vita. E mi tornano solo dopo essersi adempiute. Ok? Quindi come facciamo però per, per, per rendere questa parola, la promessa di Dio, la parola di Dio stabile? Se Lui ha detto che ci vogliono due testimoni, funziona così. Dio. Dà le sue promesse, quindi la mia promessa è che Sharon sia guarita, perché questa è una sua parola, è una sua promessa. La parola di Dio è Lui, no? che dà questa parola. Primo testimone, come facciamo a rimandarla indietro e a renderla stabile sulla terra? attraverso la nostra dichiarazione, noi siamo i secondi testimoni e la rendiamo stabile sulla terra. Quindi oggi dobbiamo imparare a dichiarare le promesse che Dio ha fatto sulla nostra vita, dobbiamo imparare a creare lode con la nostra bocca. Quindi oggi io vorrei che potessimo prenderci del tempo e poter... Anzi, vorrei invitare proprio il gruppo di lode già su. E se riusciamo ragazzi, ri ri ricantiamo Maranata. <ride> Sapete che i predicatori non sanno mai i titoli veri delle canzoni, no? <ride> Noi praticamente inventiamo i titoli. Secondo tipo il coro, no? Questo, il coro è Maranata, quindi noi diciamo mi canti Maranata, non ho minimamente idea di come si, si chiami, le vesti bianche, come si chiama? Vesti bianche, Maranata, Marana, quella là. Viene ad abitare qui, cioè, ma che, però pure voi mettete i titoli a caso, cioè veramente questo è uno sfogo. Voi mettete i titoli a caso, ma che c'entra viene ad abitare qui? Che è una frase come un'altra di tutta la canzone. Questa si doveva chiamare Maranata, cioè oh, fatemi un applauso che ho ragione. <ride> Basta, voglio scioperare. Chiamo tutti i predicatori, vedrai che sono tutti d'accordo con me. Ragazzi, oggi abbiamo riso, abbiamo scherzato, questo era l'inizio di questa serie e ho voluto fare un excursus generico di cosa può essere la parola, cosa può dichiarare, per, cosa può, che effetti può avere nella nostra vita. Però vedete abbiamo visto con dei versi hm, che la parola può creare, Dio crea attraverso la nostra lode e abbiamo visto che se noi dichiariamo, rispondiamo alla promessa di Dio con la nostra bocca, quella parola sarà stabile sulla terra e non tornerà a Dio a vuoto, ma tornerà adempiuta. Quindi oggi ho pensato di rifare questa canzone per un semplice motivo. Sapete, Marannata, no? Significa Gesù torna, noi ti stiamo aspettando. Io amo questa canzone perché amo pensare al ritorno di Gesù. Ma c'è una cosa dobbiamo purificare la nostra bocca. Quando Isaia ha visto il trono di Dio, la prima cosa che ha detto non è stata Dio, perdona tutti i miei peccati, non è stato nient'altro che tutto questo. Ha detto Dio, perdonami perché sono un uomo dalle labbra impure. E Dio non gli ha detto "No, non ti preoccupare, non è vero". Ha purificato la sua bocca con del carbone ardente. Per Dio quello che stiamo dichiarando è importante e io personalmente mi sono messa molto in discussione con questa predica, soprattutto con le dichiarazioni.